per vivere bene la nostra vita in pace con gli altri, con noi stessi, per evitare di puntare sempre il dito contro gli altri, un po' di autoironia non guasta. E ieri abbiamo chiuso la nostra puntata, diciamo, leggendo alcune riflessioni molto ironiche di padre Pierre d'Escovemont, che troviamo nel suo libro Signore, non ne posso più. Bene, se siamo sinceri, i difetti dell'altro perché mi danno fastidio? Perché mi dà fastidio qualcosa che l'altro fa? Perché i difetti si respingono. Cioè, se uno è chiacchierone mi dà fastidio perché io stesso sono chiacchierone. Se l'altro è invidioso mi dà fastidio perché io stesso sono invidioso. I difetti si cozzano e quando io vedo un difetto nell'altro lo vado a evidenziare fino alla massima, all'ennesima potenza, perché quello stesso difetto ce l'ho io. In quello stesso difetto io rivedo i miei difetti. E questa è ironia, sana ironia, vuole che io dica sì, è vero, io ho questo stesso difetto come te. Oppure quando vedo valori, capacità, diciamo virtù, doni che l'altro ha, in me può scattare appunto una sorta di difesa, perché io non mi vedo capace come l'altro, e questo mi porta a non vedere gli altrettanti doni, le altrettante potenzialità, le altrettante positività che io ho dentro di me. Essere sinceri ed essere autoironici ci aiuta a saper leggere dentro le nostre meschinità. Il cardinale Cegarai, che io ho avuto la fortuna di conoscere e anche di parlare alcune volte con lui, oltre che leggere molti dei suoi testi, pensate che una volta l'ho incontrato di fronte a Piazza dei Cinquecento a Roma. Dovevamo andare ad una celebrazione e lui arriva vestito normalmente con una giacca, anche un po' trasandato, ma ricco di gioia e di entusiasmo. I suoi libri sono molto autoironici, i suoi interventi sono molto autoironici, e vi voglio leggere una frase che lui ha scritto e ha ripetuto più volte. Per vivere insieme c'è bisogno di un amore grande e di un pizzico di umorismo. Amore grande e un pizzico di umorismo. San Tommaso Moro, chiedo scusa, ha composto una preghiera. Signore, donami del sano umorismo. Non sempre possiamo avere questo sano umorismo, soprattutto quando veniamo feriti, quando siamo arrabbiati, quando siamo pieni di collera. E non dobbiamo meravigliarci che in quel momento non siamo autoironici oppure non abbiamo umorismo, ma dobbiamo saper attendere e utilizzarlo nel momento opportuno. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!